Al comunale di Nereto, i rossoblù del presidente D'Antonio cercano, contro un Martinsicuro già retrocesso, quella vittoria che potrebbe regalare la sospirata salvezza nell'ultima giornata del campionato di eccellenza, e lo fanno affidandosi al calore di una tifoseria che non ha mai fatto mancare il proprio supporto anche nei momenti più difficili. E la gara, affidata al fischietto rosa vastese di Benedetta Bologna, ha regalato spunti interessanti fin dai primi minuti. La prima azione è del Nereto al terzo, con Di Eleuterio dalla sinistra. Il tiro viene deviato in angolo da un difensore. 4 minuti più tardi ci prova Lazzarini, ma il suo tiro è debole e Levko para senza problemi. All'ottavo Lazzarini in area trova la testa di Gerasi, che colpisce il palo interno e il Martinsicuro si salva. Al 23esimo però arriva il gol degli uomini di Mister De Feudis, con Zetti lesto a insaccare di testa il cross su punizione di Sorci. Dopo la mezz'ora è Antonacci che trova il gol del raddoppio con un bel tiro dopo un batti e ribatti in area avversaria. Al 36esimo arriva il terzo gol con Lazzarini, che accompagna in rete un cross perfetto di Florimbi. Passa appena un minuto e il Nereto cala il poker con Cerasi, che con un diagonale dalla destra trafigge l'incolpevole Levko. Sul finire del tempo gli ospiti si fanno vedere con questa punizione di Di Felice, ma la palla finisce al lato e si va a riposo con il risultato di 4-0 per il Nereto. Nella ripresa, all'ottavo, arriva il gran gol di Pizzi e il Martinsicuro accorcia le distanze. Al 12esimo però è ancora il Nereto ad andare in gol, con Lazzarini che di testa appoggia in rete un bel cross di Cerasi. Passano 4 minuti e Lazzarini, ancora di testa, realizza la sua tripletta di giornata, portando il Nereto sul 6-1. Prima della mezz'ora è Antonacci ad andare ancora vicino al gol, ma stavolta è bravo Levko a sventare il pericolo. Levko, che pochi minuti dopo lascerà il posto al giovanissimo Damario, classe 2003, che al 42esimo si mette in mostra con questa parata. Nulla può però sul finale, quando Antonacci mette a segno la sua doppietta e chiude la partita sul risultato di 7-1. Al triplice fischio finale il Nereto fa festa per una salvezza meritata, mentre il Martinsicuro saluta l'eccellenza, consapevole di aver dato davvero tanto a questa categoria, mettendo in risalto giovani interessanti.